tutti, eccoci qua per un nuovo video. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Questo qui è un video molto speciale a tema back to school, visto che me lo chiedete sempre, ed è un get ready with me, quindi vi faccio vedere. L'outfit è il trucco per la scuola. C'è una tizia qui che canta lirico, quindi se sentite improvvisi acuti, tutto normale. Cioè, una delle cose che faccio spesso, non sempre, non ogni giorno, ma spesso quando ho un outfit particolare e comunque so che vi potrebbe interessare, lei canta, lei ha deciso di cantare lirico mentre vi faccio il video. Appunto, è una delle cose che faccio... Ok. Una delle cose che faccio spesso è pubblicare il mio outfit su 21 Buttons, che è questa applicazione che uso tantissimo e che credo sia utilissima. La utilizzo appunto per pubblicare il mio outfit e vedo che anche a voi piace molto come quando li pubblico, quindi... Adesso vi spiego un po' come funziona l'app 21 Buttons. Questo qui è il mio profilo, mi chiamo Chiara Di Quarto, ma comunque voi trovate il link nell'info box per potermi seguire. Nel mio profilo pubblico la foto dei miei outfit molto spesso perché mi piace tenervi informati su ciò che indosso, come li abbino, eccetera. Come vedete nella foto del mio outfit ci sono dei pallini sopra dei capi. Non appena cliccate questi pallini potete trovare le informazioni sul capo che più vi interessa, quindi trovate la marca, il costo e potete benissimo acquistarlo dall'applicazione, quindi è una cosa davvero molto comoda. Utilizzo molto questa applicazione per prendere ispirazione, mi piace vedere gli outfit delle altre ragazze, come abbinano le cose e soprattutto li salvo quando mi interessa qualcosa che potrei acquistare. Una cosa molto particolare dell'applicazione è che ogni qualvolta qualcuno acquista un capo che voi avete taggato direttamente dall'applicazione, voi riceverete una percentuale del guadagno. Vi invito a seguirmi, a vedere gli outfit che pubblico, perché molto spesso anche questo outfit l'ho pubblicato sull'applicazione, quindi magari se volete vedere insomma dove poterlo acquistare eccetera, potete benissimo andare sul profilo. E niente, spero che il video vi piaccia. Allora, per il trucco faremo una cosa davvero molto semplice. Io ho già fatto la base, diciamo, quindi ho messo il correttore e la cipria perché non uso fondotinta. E andremo a fare una cosa, un trucco molto semplice con ombretti e giocando molto sul mascara, perché appunto per la scuola si deve andare molto sul semplice. Allora, le palette che userò sono queste due, e sono la Urban Decay Naked Ultimate Basics, questa qui, e questa che è la palette di Kat Von D, super famosa, che vi ho fatto vedere già in una haul. Allora, iniziamo. Userò questo set di pennelli che ho preso da Sephora e sono comodissimi perché in pratica ci sono tutti i pennelli che servono appunto per gli occhi. E andrò a fare la base poi in tutto l'occhio, questo colore che è bellissimo per me ed è super pigmentato, ovviamente è matte, è appunto questo qui che si chiama Lettuce, e lo andrò a mettere appunto tutta la palpebra. Voi dovete sapere che quando mi trucco faccio le facce più improbabili di questo mondo. È una cosa che fa quanto ridere, però noi non ci preoccupiamo. Okay. Andremo a mettere al centro della palpebra questo colorino qui, che è tipo un marroncino. Però sono fissata un po' con questi colori, che questo si chiama la Latinus. Questa è tutta molto Latinus. Appunto, andiamo a mettere la Latinus al centro, sfumandolo un po'. Dobbiamo creare questo gioco di... cioè, partiamo dal centro, però poi lo sfumiamo. Con questo pennello, che è sempre nel kit,
Vado a mettere questo qui che si chiama Blue ed è della Naked, appunto nell'angolo, come si chiama? In the corner, lo so in inglese, lo so in italiano. Ok, sì, perché dà insomma luminosità a tutto il trucco. Ok, ecco un po' sotto, volete? Bene, ok. Adesso semplicemente andiamo a mettere il mascara. Io mi trovo benissimo con questo mascara, ve lo considero a vita perché per adesso è il mio mascara preferito. Io ne ho provati tantissimi, ma rimane sempre lui il mio preferito. E io lo metto sia sulle ciglia appunto superiori che quelle inferiori, perché mi piace il fatto che fa. Ogni volta che io metto il mascara non ce la posso fare e mi sporco tutta. È una cosa che non posso evitare mai, tipo. Ecco, la faccia da cavolo mentre metto il mascara è più o meno questa. Proverò a non fare questa faccia almeno per il video. Cioè, alla fine i trucchi che faccio sono davvero semplici, quindi non è che mi reputo una makeup artist, perché non faccio nulla di complicato, però siccome so che molte di voi non hanno, cioè, non penso siete tutte diplomate in makeup, e quindi vi do delle idee per fare qualcosa più o meno carino, appunto, e vi spiego quello che faccio io, quindi i trucchi che faccio da io. Alcune volte utilizzo altri colori, quindi per esempio, non so, mischio altri due colori. Comunque di solito utilizzo sempre più o meno due colori che ci stanno bene insieme. Per il viso utilizzo un blush, perché preferisco non fare il contouring, mettere illuminante eccetera, ma solamente il blush, e questo qui è Pinch Me di MAC. Questo, che è un colore davvero molto molto carino. E poi naturale, quindi è molto importante non sembrare, non lo so, qualcosa di troppo eccentrico, perché poi i prof se ne accorgono. È la cosa più importante, fare diciamo una bella impressione, soprattutto se siete in prima media o in primo liceo. È una delle cose più importanti. Poi per le labbra abbiamo finito, quindi avrò una semplicità assurda, perché anche di mattina c'è poco tempo, quindi è inutile che vi faccio vedere cose complicate. Per le labbra ho due opzioni, che sono una tinta e un rossetto della stessa colorazione. La tinta è di Sephora ed è molto comoda anche da portare in giro, non costa tanto, quindi ve la consiglio. E questa qui, non so che numero è, 13, quindi se volete questa tinta è il numero 13. E oppure come alternativa la stessa colorazione, ma è un rossetto di MAC e si chiama Mer. È super famoso ed è molto 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 bello, mi piace un sacco. Non so perché i miei rossetti hanno la forma di una sedia, non me lo so spiegare, perché raga, cioè è una sedia. E appunto io preferisco la tinta perché dura di più, quindi anche se abbigliamo, se mangiamo, dura di più. E si sa, anche se il rossetto della MAC ha una lunga durata, si toglie, cioè io ve lo dico perché è proprio esperienza. E appunto mettiamo il rossetto. La fotocamera si sta scaricando, bellissimo. Se scompaio all'improvviso, capirete. Appunto, questo è il colore appena asciutto, è molto molto meglio. Ok, e in pratica il trucco è finito. Ovviamente poi uscito i capelli, ho fatto una coda, una treccia. L'importante è tenerli più o meno legati, perché i capelli davanti danno fastidio a scuola, è una cosa che odio. Infatti per le verifiche io faccio il mio cipollotto e lo amo. E quindi questo è il make up. Adesso passiamo all'outfit. So deep until it's all I can love just like that, and I can leave just as fast. Can we?
to the city in a broke down car. You said take me out in your fancy car. I'll make out in the rain. With your messed up hair and your feet still. So stay. You can feel my heart beat now. It was in your leg. What you waiting for? I'm waiting for it. That green light, I want it. Are you fucking with the team? Now slow. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato molto semplice perché nulla di particolare per andare a scuola, però spero che vi sia piaciuto. Io vi invito sempre a seguirmi su Twenty One Buttons, quindi tutte le informazioni giù. E nulla, spero che il rientro a scuola sia stato bello, invece un po' più traumatico, ma comunque bello per chi ha iniziato la prima media o la prima superiore. Ancora la tizia sta cantando, sì, è grave. Cioè, è assurdo, ma io vi giuro sto impazzendo oggi. Vabbè, a parte il sole che non c'è, a parte la tizia che canta, sto facendo il video. Appunto. Per sentire, perché anche il mio cane sta abbaiando, c'è il clacson, raga, io me ne vado. Butto tutto a terra, ciao, ciao, ciao. Aiutando. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video senza la tizia che canta perché è assurdo. Quindi ciao! Wow.